I complessi rapporti tra Polonia e Russia affondano le radici nella travagliata storia conflittuale che ha coinvolto tutti i paesi dell'area baltica. Una storia che ha visto polacchi e russi confrontarsi militarmente per diversi secoli, con fortune militari alterne. Poi nel Settecento, quella che era stata la potente confederazione polacco-lituana, fu lentamente fagocitata dai suoi potenti vicini, primi fra tutti la Prussia, e soprattutto dalla Russia. Nel XIX secolo, durante il periodo napoleonico, fu ricreato una sorta di stato autonomo denominato Ducato di Varsavia. Ma con la conseguente restaurazione, la Polonia fu di fatto occupata e soggiogata dall'impero russo. Nasceva così la Polonia del Congresso. Era formalmente una monarchia costituzionale, con a capo lo zar russo Alessandro I, che pertanto cingeva sia la corona russa che quella polacca. La Polonia del Congresso aveva un parlamento chiamato Sejm, una moneta propria e conti pubblici separati dall'impero. Godeva quindi di libertà che furono concesse grazie all'abile azione diplomatica del potente ministro polacco Adam Jerzy Czartoryski, un uomo che al servizio dell'impero era divenuto ministro degli esteri e consigliere dello zar. Si trattava in definitiva di una unione personale, con lo zar Alessandro I, che durante il suo regno ne rispettò la Costituzione. Inviando però a Varsavia il fratello Costantino Pavlovich Romanov, che invece controllò la Polonia con pugno di ferro. Anche se, una volta sposata a una nobile locale, Costantino manifestò simpatie per il popolo e per la causa polacca. Tutto questo si interruppe alla morte dello zar Alessandro. Al suo posto salì al trono l'altro fratello, Nicola I, che da subito rifiutò di prendere anche la corona polacca. Iniziava così un periodo di limitazione delle libertà, che portò il Parlamento di Varsavia a dichiarare deposto il re. Poi, il 29 novembre 1830, giovani cadetti dell'Accademia Militare di Varsavia si ribellarono al loro invio in Belgio e Francia, al comando delle truppe russe. I rivoltosi attaccarono il Palazzo Belvedere, sede del potere russo in Polonia, costringendo Costantino Pavlovich a fuggire dalla città insieme alle truppe russe. Intanto gli insorti occupavano l'arsenale, armando in tal modo altri rivoltosi. Nel frattempo il Parlamento polacco Sejm nominava dittatore il generale polacco Józef Klopczy, che consapevole della posizione di svantaggio del rinato esercito polacco, cercò invano la mediazione con i russi. E così, dopo alcune disfatte e una serie di cambi ai vertici dell'esercito, i polacchi dovettero arrendersi alla preponderanza dell'esercito imperiale. Ciò causò un'altra ondata di transfughi polacchi che si distribuirono in tutta Europa, andando così a ingrossare le fila degli esuli, ampliando ulteriormente il numero di simpatizzanti della causa. Con la vittoria russa, l'esercito polacco fu definitivamente abolito, così come il Parlamento, legando ormai indissolubilmente la Polonia alla Russia. Seguirono 30 anni di ferreo controllo del territorio, fin quando, nel 1863, scoppiò una nuova rivolta, passata alla storia con il nome di Rivolta di Gennaio. Anche in questo caso, la coscrizione obbligatoria dei giovani polacchi nelle fila dell'esercito russo fu alla base dei tumulti che scoppiarono il 22 gennaio di quell'anno. Questa volta l'aumento di giovani polacchi, renitenti al servizio militare e fuggiti nelle foreste, aveva ingrossato enormemente le fila dei ribelli. Scontri e imboscate si succedettero sempre più frequentemente. I rivoltosi, seppure male armati, riuscirono a tenere testa all'esercito occupante, alimentando specialmente nella Francia di Napoleone III un diffuso moto di simpatia. E proprio da Napoleone III, gli insorti aspettarono un aiuto che purtroppo per loro non arrivò mai. Così dopo 18 mesi di scontri anche questa rivolta fu soffocata, e mentre migliaia di polacchi arrestati venivano deportati in Siberia o nella regione del Caucaso, il vincitore lentamente imponeva l'abolizione della lingua polacca, avviando una politica di russificazione. In questo modo la Polonia veniva definitivamente integrata nell'impero russo. Fino a quando, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, gli eserciti degli imperi centrali occuparono la regione polacca mettendo in fuga l'esercito russo ormai in crisi di identità.
creando lo stato fantoccio passato alla storia con il nome di reggenza del Regno di Polonia, il quale, alla fine della Prima Guerra Mondiale, dava vita alla Seconda Repubblica di Polonia. Purtroppo, vista la dissoluzione dell'Impero Austro-Ungarico e l'incertezza dei nuovi confini, nell'area altre guerre erano all'orizzonte, come la guerra polacco-ucraina del 1918, o quella della Polonia contro la Lituania e contro la Russia bolscevica.